Si è tenuta questa mattina presso l'Auditorium Scavolini la presentazione di Kagami, l'evento clou nel cartellone di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, che ridà vita alle opere del maestro Sakamoto, tra i massimi compositori contemporanei per il grande schermo, vincitore di un Oscar e di due Golden Globe. L'evento sarà fruibile dal 30 agosto al 12 settembre alle ore 17, 20 e 23 presso l'Auditorium per rivivere con i propri occhi quella che è l'arte di un maestro immortale. Abbiamo tutti condiviso un flusso di ragionamenti e di esperienze che mettessero la tecnologia, ma anche la bellezza e l'unicità di alcune esperienze al centro, e quindi approfittare oggi della possibilità, anche all'interno di questo bellissimo auditorium, riadattato a una funzione unica, essendo un'anteprima europea, di ospitare la musica, ma anche le immagini, e, insomma, il corpo immateriale, ma anche percepibile, di Sakamoto, è un'operazione, credo, all'altezza di una capitale europea in questo caso. Speriamo, pensiamo che questo contribuisca a posizionare Pesaro in una dimensione che ha sempre voluto percorrere, cioè quella della continua innovazione, guardando alla bellezza, guardando al patrimonio culturale, guardando alla musica, ma sapendolo anche mettere in relazione con le nuove opportunità. All'evento di presentazione anche le persone vicine al maestro Sakamoto che hanno raccontato non soltanto la sua figura, ma anche ciò che Kagami vuole trasmettere. It's incredibly unique, Quello che posso dire è che è sicuramente un'esperienza unica come nessuna mai vista prima. E infatti molto spesso ci sono proprio molte persone che si fanno prendere dall'emozione, perché come sappiamo purtroppo da un anno Sakamoto non è più con noi, però è come se fosse ancora qui con noi grazie alle sue esibizioni. E quindi molto spesso ci capita anche di vedere persone uscire dalla stanza in lacrime. Interestingly, when Todd Eckert, our director, and È stato proprio quando si stava discutendo della possibilità di realizzare questa esibizione, quando Todd Eckert e Sakamoto si sono incontrati, che era stato il motivo per cui poi li ha spinti a realizzare questa esibizione, perché Sakamoto era interessato a poter passare la sua arte anche alle persone che ancora non erano nate, e questo è il modo migliore per farlo. Un'occasione quella di oggi per lanciare Pesaro in direzione Europa, visto che l'evento Kagami rappresenta anche una prima europea. Innanzitutto dobbiamo finire capitale italiana della cultura, un risultato veramente enorme. La quantità di persone che stanno venendo a visitare Pesaro è veramente, sono molto numerosi. Noi ci auguriamo che questo, il nostro primo obiettivo è quello di far sì che anche per i prossimi anni riuscire ad avere come un traino di Pesaro capitale italiana della cultura per avere sempre più persone che decidono di venire a visitare il nostro territorio. Dall'altra parte questa è un'anteprima europea, sono veramente molto curioso perché si tratta di un vero e proprio concerto che Sakamoto ha voluto registrare prima di morire, pochi mesi prima di morire, e che oggi, grazie a questa grandissima operazione, è possibile rivedere. Penso che sia la prima volta nella storia che è possibile vedere, come dire, un concerto inedito, come se fosse praticamente dal vivo. Ben venga anche il progetto che è stato rilanciato nel 2033, dovremo cercare di capire anche con il resto del territorio, come fare, dobbiamo andare avanti uniti, ma intanto godiamoci quest'anno. Io sono un amministratore, comunque una persona abituata innanzitutto a pensare a quello che stiamo facendo, a ottimizzare i risultati di quello che stiamo facendo. Ancora mancano 4 mesi, c'è tutto l'aspetto diciamo, dell'autunno, nel quale avremo delle novità sia a livello di piazza, di organizzazione della piazza, di eventi che faremo in piazza, di eventi che vorremmo fare sempre all'interno di questo spazio, e quindi ancora di strada ce n'è molta, ma è finito l'evento, sicuramente entreremo e cercheremo di capire, di parlare anche di vedere cosa fare per il 2033, ma intanto godiamoci quest'anno.